Ciao a tutti, grazie che siete venuti per praticare un po' di yoga con me oggi. Mi chiamo Kim Anderson e oggi faremo una pratica di circa 30 minuti che va molto ad allungare i miei fianchi e la parte posteriore delle gambe. Va benissimo per chi sta parecchio seduto, come tanti di noi, durante la giornata e è una pratica che puoi fare tranquillamente sia la mattina che la sera. Vi chiedo, se non avete già fatto l'iscrizione al mio canale YouTube, di farlo, così potete rimanere aggiornati su tutti i video nuovi che escono. Buona pratica, iniziamo! Iniziamo la nostra pratica nella posizione del bambino, con le gambe piegate, le braccia allungate e i palmi che si affacciano verso il tappetino. Appoggia la fronte e, chiudendo gli occhi, inizia a portare la tua attenzione al tuo respiro, iniziando a fare respiri più profondi e più lunghi, cercando, se possibile, di mantenere l'inspirazione e l'espirazione della stessa durata, e prendendo distanza dalle cose esterne, iniziando a sentire le diverse sensazioni nel corpo e cercando di essere presente e continuando a mantenere questi respiri profondi, iniziamo a incorporare alcuni movimenti nella nostra pratica. Inizia a premere sui palmi, alza lo sguardo guardando verso le mani, spingi verso basso e poi lentamente inizia a portare le mani verso destra. Spingi le costole del lato sinistro verso l'esterno per un bel allungamento nel fianco. E piano piano torna al centro, cambiando lato, camminando le mani verso sinistra, questa volta cercando di allungare il più possibile tutto il fianco destra. Spingi le mani verso basso, allunga il fianco destro e poi torna al centro. Da qui sali sulle mani e le ginocchia nella posizione del tavolo, e qui è importante guardare l'allineamento, quindi controlla che i polsi sono direttamente sotto le spalle, le ginocchia sono direttamente sotto le anche. Spingi la parte in cima della testa in avanti, mentre l'osso sacro spingi indietro per un bel allungamento della schiena, cercando di trovare più spazio nel corpo. Attiva l'addome tirando l'ombelico dentro. Rimani sempre fortissimo qui nell'addome. Rilassa la bocca e piano piano inizia a scendere, inspirando con la pancia verso basso, tirando il cuore fra le braccia in avanti. Espirando, apri la zona della schiena alta, con una curva nella schiena. Inspira per tornare giù insieme al respiro e al movimento e espira, prendo bene la zona fra le scapola. Inspira di nuovo, la pancia scende, il sedere va indietro, il cuore in avanti e espira con la schiena rotonda, guardando fra le ginocchia. Dopo fai un po' di movimento libero, quindi andando da destra a sinistra, in avanti, dietro, anche facendo dei cerchi con il corpo. Qui bisogna capire che il movimento è tuo e non c'è un modo perfetto per farlo. Quindi ti senti libero di fare il movimento come ti viene. Torna al centro, posizione del tavolo. Spingi le dita dei piedi giù e inspira, allunga la gamba destra dietro, appoggia il piede in fondo al tappetino
E inspira, porta la mano destra su. Espira per allungare il braccio sopra l'orecchio e allunga tutto il lato destro del corpo. Guarda verso basso, torna al centro con le mani e le ginocchia. Inspira, scendi con la pancia, cuore in avanti. E espira, una schiena rotonda, guardando fra le ginocchia. Inspira per tornare al centro e allungare la gamba sinistra indietro. Appoggia il piede e inspira, porta la mano sinistra su. Espira, allunga il braccio sinistro sopra l'orecchio, guardando verso alto se va bene al collo. Apri un po' di spazio fra le costole del lato sinistro del corpo. Guarda verso basso, torna al centro. Allunga la schiena spingendo la testa in avanti e il sedere indietro. Con la prossima ispirazione, inizia ad alzare la mano destra verso alto. E quando espiri, infila la mano destra sotto il corpo e appoggiati sulla spalla destra e l'orecchio destro, quindi il braccio destro allungato. Se vuoi, puoi camminare le dita della mano sinistra in avanti. Sedere, spinge più verso alto per allungare la schiena. E poi torna con la mano sinistra appoggiato e inspira, alza la mano destra. Riappoggia tutto al centro. E qui inspira, alza la mano sinistra. Espira per infilare il braccio sotto di te, sotto il braccio destra. Appoggiati sulla spalla e l'orecchio e cerca di scendere in modo pesante sul tappetino con il corpo. Lasciati andare mentre il sedere spinge sempre più verso alto. Rilassa la bocca e torna indietro con la mano destra. Spingi verso basso. Inspira per portare la mano sinistra su e espira, torna al centro. Inspirando, la pancia scende. Espira, il sedere ti trascina indietro. Inspira, una curva nella schiena ti porta in avanti. E espira, il sedere va verso i taloni. Inspira, l'addome forte. Espira, scivola indietro. Inspira, in avanti. Quando le spalle finiscono sopra i polsi, inizia a scendere con il bacino piegando i gomiti e scendi sulla pancia. Apri le mani più largo del tappetino, rimani sulle dita delle mani, i gomiti che spuntano su e inspira, inizia ad alzare il petto, allunga le braccia, non devono essere allungate completamente e espira, rotola giù. Inspira. Porta la testa su verso alto e espira. Sposta l'ombelico un centimetro più in avanti quando rotoli giù. Inspira per salire e espira, scaldando tutti i muscoli della schiena. Mani verso le costole, i gomiti verso il corpo. Inspira, guarda in avanti. Espira, sali sulle mani, sulle ginocchia e scivola indietro, il sedere verso i taloni. Inspira in avanti. Espira, alza le ginocchia e inizia a scivolare indietro, le costole avvicinano alle cosce e il sedere va in alto per la posizione del cane, testa in giù. Allarga bene le dita delle mani, allarga anche le dita dei piedi. E qui lascia un piccolo piegamento delle ginocchia. Senti la forza nell'addome, l'ombelico che tira all'indentro. E dai un po' di spazio al collo. Quindi avvicina gli orecchi verso i pollici. Sempre respiri profondi e lenti. Sali sulle dita dei piedi e cammina piano piano i piedi dietro le mani.
Quando arrivi con i piedi dietro le mani, la larghezza dei fianchi, puoi prendere i gomiti con le mani. Lascia scendere giù il peso della testa e puoi dondolare da destra a sinistra. Si sta cercando spazio, senti il bel allungamento della schiena qui. Sempre con un piccolo piegamento delle ginocchia, spingi bene sui piedi e espira, le mani scendono. Inspira, rotola su una vertebra alla volta, tira l'ombelico dentro e finisci con le mani sopra la testa, i pollici che si agganciano, e espira, spingi il lato sinistro del corpo verso sinistra. Inspira, torna su. E espira, spingi le costole dal lato destro verso destra. Inspira al centro e espira, scendi, fai tuffo in avanti, aprendo le braccia. Inspira, alzati a metà con le mani sotto le spalle. Espira, sposta la gamba destra indietro, allungandola, e poi scendi su piede destro in fondo al tappetino. Sul ginocchio, inspira, alza le mani. Qui il ginocchio sinistro è direttamente sopra la caviglia, l'addome è forte. Espira, inizia a scivolare il sedere indietro, appoggia le mani per terra e alza le dita del piede sinistro, allargandole. Qui spingi il tallone sinistro giù e sposta l'anca a sinistra indietro. Inspira, ripiega la gamba sinistra, ginocchio sopra caviglia, e inspira per alzare il ginocchio destra. Prova a squadrare in avanti le anche, quindi porta l'anca destra più in avanti, l'anca sinistra indietro, mani verso alto. E espira, porta le mani verso basso, allunga la gamba sinistra, sempre con un leggero piegamento delle ginocchia. E prova a sentire la parte posteriore della gamba sinistra che stai allungando. Inspira, in avanti, porta il piede destro accanto a quello sinistro. Dondola da destra a sinistra, sempre lasciando il peso della testa giù. Inspira, alzati a metà. E espira, piegati in avanti. Inspira, rotola su. Le braccia pesanti, la testa è l'ultima cosa che si alza e poi le mani sopra. Espira, spingi il lato sinistro verso sinistra. Inspira e espira il lato destro verso destra. L'ombelico forte, inspirando e espira, il cuore va in avanti, il sedere indietro e ti pieghi in avanti. Mani sotto le spalle. Inspira, alzati a metà. Espira, inizia ad allungare la gamba sinistra indietro e appoggia il piede sinistro in fondo al tappetino, scendendo sul ginocchio e alzando le mani. Inspira, controllando che il ginocchio destro è direttamente sopra la caviglia. E con la prossima espirazione, inizia a spostare il sedere indietro, allungando la gamba destra, alzando le dita del piede destro, mani per terra, e anche qui lascia un piccolo piegamento del ginocchio e spingi il tallone destro contro il pavimento. La prossima inspirazione torna in avanti. Spingi forte su tutti e due i piedi, alzando il ginocchio sinistro. Squadra le anche in avanti e espira, porta le mani per terra. Sposta l'anca destra più indietro per allungare la parte posteriore della gamba. Tutti e due i piedi sono attivi. E inspirando, allunga la schiena, tira l'ombelico dentro. Espira. Sposta il peso su piede destro, allunga la gamba sinistra indietro e poi porta il piede sinistro accanto a quello destro. Piega in avanti e prova a sciogliere un po' di tensione che è venuto fuori. Inspira, alzati a metà.
Espira, piegati. Inspirando, tira l'ombelico dentro e rotola su una vertebra alla volta. Agganciando i pollici, espira le costole del lato sinistro all'esterno e poi cambi lato. Porta le mani in preghiera davanti al cuore. Metti il peso sul piede sinistro e alza la gamba destra, piede a martello. Porta la caviglia destra sopra il ginocchio sinistra e inizia ad abbassare il sedere. Il sedere qui va indietro e il cuore va in avanti verso i pollici. I piedi sono tutti e due attivi. Inspira, torna su e espira, spingi mani e piedi destro in avanti. Inspira, inizia ad allungare la gamba destra indietro, apri le braccia. E cerca spazio fra il tallone destro e il cuore. Inspira, porta le mani in avanti. Se vuoi appoggiare le mani per terra va benissimo. E appoggia il piede destro e il ginocchio destro. Espirando, inizia a scivolare il sedere indietro, mani per terra, allunga dietro la gamba sinistra. E inspira, ripiega la gamba sinistra, piede destro a parallelo e porta le braccia su in una T. La posizione del guerriero. Prova a rilassare le spalle via dagli orecchi e guarda giù che vedi la luce sinistra. Inspira la mano destra sulla gamba destra, porta il braccio sinistro sopra e espira, allunga la mano sinistra in avanti, lo puoi appoggiare per terra. E porta la mano destra in alto oppure appoggia la mano sinistra sulla gamba sinistra per darti un po' più altezza, un po' più spazio. Qui vogliamo allontanare l'anca destra dall'ascella destra, sempre lasciando un piccolo piegamento delle gambe. Porta giù la mano destra, alza il tallone destro. E alza le dita del piede sinistro allungando la gamba. Sposta l'anca sinistra più indietro e questo movimento ti allunga dietro la gamba sinistra. Sposta le mani in avanti e riappoggia il piede destro accanto a quello sinistra, sempre con uno spazio largo quanto le anche. Inspira, alzati a metà. E espira, piega avanti. Rotola su, inspirando, finisci con le mani sopra la testa, allunga tutto il corpo. Espira, spingi le costole verso sinistra. Inspira e poi verso destra. Porta le mani di nuovo davanti al cuore, i palmi insieme. Il peso va sul piede destro, inspira, alza la gamba sinistra, incrocia la caviglia sopra il ginocchio destra, piega la gamba destra, spingi il sedere indietro e spingi il cuore verso i pollici. La testa va sempre in su, il sedere va giù. Inspira per tornare su e espira, spingi le mani e il piede sinistro in avanti. Allunga la gamba sinistra indietro, porta le braccia verso l'esterno, posizione dell'aeroplano. Allungando le mani in avanti, appoggia il piede sinistro indietro e scendi sul ginocchio. Vi ricordo che potete anche mettere le mani per terra per fare quel passaggio. Porta le mani per terra ora, scivola il sedere indietro, alza le dita del piede destro. Ripiega la gamba destra, gira il piede sinistro parallelo con il fondo del tappetino e alza le braccia in una T, la mano destra in avanti, la mano sinistra indietro. Forte, forte, spingi in modo uguale su tutti e due i piedi. Abbassa la mano sinistra sulla coscia sinistra, allunga il braccio destro sopra e poi espirando allunga la mano destra in avanti mentre allunghi la gamba destra e porta la mano sinistra su.
Lascia un piccolo piegamento di tutte e due le gambe qui e inizia a trovare spazio fra l'anca sinistra e l'ascella sinistra. Se va bene al collo, puoi guardare su. Espira, guarda giù, porta la mano sinistra giù e alza il tallone sinistro e le dita del piede destro, piegando tutte e due le gambe. Allungando la parte posteriore della gamba destra e rimettendo il peso del piede destro, riporta il piede sinistro accanto a quello destro. Inspira, alzati a metà, mani sotto le spalle e espira, piega. Portando le mani intrecciate proprio nel punto dove il collo e la testa si incontrano, sempre lasciando un piccolo piegamento delle ginocchia. Continua a respirare in modo fluido. Porta le mani sotto le spalle e inizia ad abbassare il sedere per stare seduto sul tappetino. Sposta i piedi davanti a te, gambe piegate, piedi parallelo uno all'altro. Inizia a spingere i piedi verso il pavimento, tira l'ombelico dentro e partendo dall'osso sacro, rotola giù una vertebra alla volta. Prova a sentire tutta la lunghezza della schiena, ogni punto che tocca. E fallo più lentamente di quello che vorresti. Controlla che la bocca è rilassata, non hai i denti stretti. E quando arrivi giù, senti la bella sensazione che scorre dentro il corpo. Avvicina i piedi al sedere e allunga la gamba destra, incrociandola sopra la gamba sinistra. Scendi con tutte e due le gambe verso sinistra. Puoi portare la mano sinistra sul ginocchio destra e apri il braccio destra verso destra come un cactus a 90 gradi. Qui sposta la spalla destra nella direzione del tappetino. Non importa se arriva, però ti dà un po' più spazio nella rotazione. Usa ogni aspirazione per sciogliere qualcosa. Qualche tensione che non ti serve. Mandalo via espirando. Con la prossima ispirazione torna al centro con le gambe, con la testa. Tutti e due i piedi verso alto e appoggia il piede destro. Incrocia la gamba sinistra sopra la coscia destra e scendi verso destra con le gambe incrociate. La mano destra prende il ginocchio sinistra e apri il braccio sinistra verso sinistra, la spalla che cerca di andare sempre più giù verso il tappetino. Rilassando tutto il corpo. Inspirando. Torna al centro. Porta tutte e due le gambe piegate verso di te. Abbraccia le gambe. Porta la fronte verso le ginocchia, alzando le spalle. Chiuditi in un piccolo palloncino. E poi allunga le braccia, allunga le gambe. Appoggia la testa. Fai un'ultima inspirazione dal naso. E espira dalla bocca, cercando di spazzare via quasi ogni informazione che non ti serve in questo momento. Per Shavasana. Il compito qui è di non ostacolare questa digestione della pratica del tuo corpo. Quindi goditi qualche respiro qui senza fare altro.
prossima ispirazione inizi a portare dentro un po' più aria nei polmoni. E espira, rilassandoti, sentendo la pesantezza del tuo corpo sul tappetino. Un'altra volta, inspirando, sentendo un nuovo spazio che hai creato. E espira di nuovo, lasciando andare tutto. Con la prossima ispirazione, inizia a muovere le dita delle mani e le dita dei piedi e unisci le gambe e porta le braccia accanto agli orecchi e stiriti come fai la mattina. Allunga tutto il corpo, dalle mani fino ai piedi. E espira e porta le mani sulla pancia, controllando che tutto il corpo rimane in questo stato molto rilassato. Piano piano appoggia i piedi, rotola su un lato, appoggiando la testa sul braccio e rilassando il viso, la bocca. E con questa leggerezza ora nel corpo, torna su a stare seduto, incrociando le gambe, le mani sulle ginocchia. Fai un'ultima ispirazione dal naso e espira dalla bocca. Grazie mille e fai un ringraziamento a te stesso per aver trovato tempo e spazio per praticare oggi.